punto di vista energetico, anche considerando le recenti, diciamo, politiche energetiche sulle quali sta discutendo il nostro continente, per esempio dal punto di vista del fracking e della valutazione, insomma, della questa tecnica della fratturazione idraulica, l'Europa, i paesi europei possono apprendere ad esempio dall'Argentina, quindi dal Sud America, dove sono vive queste lotte contro la fratturazione idraulica, possono acquisire la sensibilizzazione che c'è sul tema in merito ai danni che questa tecnica per l'estrazione di gas e di greggio non convenzionale arreca all'ambiente. Quindi dall'esperienza del Sud America, ma anche in alcuni paesi, insomma, stati degli Stati Uniti, certamente l'America può apprendere il livello di informazione, la sensibilizzazione su quello che riguarda i danni, anche perché il tema del fracking è strettamente legato ad un altro grandissimo dibattito che ci sta coinvolgendo, e che è l'accordo, il TTIP tra Stati Uniti ed Europa. Perché è fondamentale l'informazione da questo punto di vista? Perché ad esempio per effetto di questo accordo magari in Europa potrebbero, diciamo, arrivare dei prodotti coltivati ad esempio in Sud America, in territori dove grossi gruppi petroliferi praticano la tecnica del fracking. Quindi ribadisco, informazione e quella sensibilizzazione sui temi energetici, ma soprattutto la capacità di determinati paesi di proporre dei modelli di sviluppo alternativi a quelli, diciamo, fossili che ci vengono propinati nel nostro continente.